Assessore Lubatti. Ok. Grazie Presidente, ma qui la nota è particolarmente tecnica, quindi io ne darei lettura, cosa che di solito non faccio, Presidente, ma valutata anche i richiami al codice della strada, ad alcune interlocuzioni con la Prefettura, forse la cosa migliore è andare a recuperare il dettaglio della nota che, come sempre, metto poi a disposizione. In riferimento a questa interpellanza si informa che la Prefettura di Torino, con una nota già del 2007, richiese notizie in seguito a un esposto delle organizzazioni sindacali GTT che lamentavano la necessità per i bus di procedere a cavallo delle strisce di delimitazione tra la corsia centrale e quella sul lato destro della carreggiata su alcuni corsi, tra cui anche via Pietro Corsa. La precedente tracciatura di via Pietro Corsa infatti suddivideva la carreggiata stradale in tre corsie veicolari per senso di marcia, con la corsia di destra che presentava una sezione di circa 4 metri, comprensiva dello spazio degli stalli di sosta. I mezzi pubblici in transito sulla corsia di destra spesso viaggiavano a cavallo della striscia di separazione tra la corsia di destra e quella centrale, in prossimità dei veicoli in sosta, e come si evidenziava nel succitato esposto, un bus aveva urtato la portiera di un'auto in sosta, aperta improvvisamente al sopraggiungere del veicolo stesso. Pertanto si è provveduto ad una ridistribuzione delle corsie veicolari, delimitando con una linea bianca lo spazio riservato alla sosta sul lato destro della carreggiata in ambo i sensi di marcia. Visto che nel caso di transito dei mezzi pubblici la corsia di destra delle dimensioni richieste dal codice della strada ha una dimensione minima di 3,50 metri, considerata la larghezza complessiva della carreggiata residua dopo il tracciamento della linea della sosta, che è di 9 metri, è stata determinata la presenza quindi di due corsie, destinando la parte residuale ad un franco di sicurezza per i passeggeri dei mezzi in sosta, ottenendo una sezione viabile così suddivisa. 2 metri quelli della sosta, lo spazio residuo a protezione della sosta di 1 metro, 3,75 per la corsia dei bus, 3,75 per la corsia veicolare e un piccolo margine sinistro di 50 centimetri. Si evidenzia che, come detto relativamente al transito dei mezzi pubblici, anche in presenza della precedente suddivisione in 3 corsie per senso di marcia, in realtà le corsie disponibili erano in effetti 2 e che a seguito della ridefinizione della carreggiata con la sezione viabile, che prevede 2 corsie per senso di marcia, non sono emerse criticità dal punto di vista della circolazione veicolare, in quanto la regolarità della sezione veicolare sull'asso di via Pietro Corsa evita frequenti cambi di corsia che si riscontravano in precedenza nei tratti in cui l'assenza di sosta sul lato destro della carreggiata consentiva ai veicoli l'affiancamento sul lato destro, specialmente in prossimità degli impianti semaforici, inducendo gli stessi al cambio di corsia nelle zone in cui la sosta era presente. La presenza di 2 corsie invece delle 3 preesistenti determina inoltre una maggiore sicurezza per i pedoni, in quanto evita la dinamica tristemente nota dove, al lato di 2 veicoli fermi in prossimità dell'attraversamento pedonale, ne soggiunge un terzo in sorpasso che puntualmente mette in pericolo il pedone. In tal senso si informa che la via è già stata interessata da una serie di interventi finalizzati alla tutela degli utenti deboli, che hanno determinato la rimozione degli attraversamenti pedonali esistenti ai civici 12, 50, 71 e 92, con una conseguente chiusura dei relativi varchi e la sistemazione di un nuovo impianto semaforico all'incrocio tra Corsa e Bianchi. Ricordo che questo è inserito nel piano della sicurezza stradale che abbiamo già illustrato sia in aula che in commissione, e la cancellazione di questi attraversamenti pedonali è stata valutata dagli uffici tecnici e da alcuni sopralluoghi ai quali ho presenziato anch'io, dove si è visto che questi passaggi pedonali erano figli magari di una storia del quartiere dove si aveva quella necessità, o addirittura non esiste più quella necessità, o nella immediate vicinanze, magari a qualche metro di distanza, c'è un semaforo e quindi si invita il pedone a attraversare in maniera decisamente più sicura nell'area dedicata. In corrispondenza dell'attraversamento pedonale, ho quasi finito, all'incrocio con la via Valgioie è stato realizzato un intervento che ha ridefinito i percorsi pedonali, ha previsto l'allargamento dei marciapiedi allineandoli con una corsia veicolare per garantire una maggiore visibilità ai pedoni e ai veicoli in transito ed impedendo in tal modo la sosta in prossimità dell'attraversamento pedonale. Questo è un classico intervento di nasi che viene fatto in più zone della città.
Si conferma che l'attraversamento Costa Valgioia è stato inserito nelle opere del progetto per la tutela degli utenti deboli, che è stato trasmesso all'assessorato regionale ai trasporti e alla mobilità per la partecipazione della città al bando per il cofinanziamento nel quarto e quinto programma. Qui non vado, qui lascio tralascio la lettura di questo pezzo, sostanzialmente si racconta il tentativo che la città sta facendo di inserirsi dentro il finanziamento regionale, di un bando regionale per il piano nazionale della sicurezza stradale. Venendo di nuovo al punto che aveva sollevato il consigliere, la striscia tratteggiata che delimita la fascia di sosta laterale è prevista dalla normativa al punto 3.3 del decreto ministeriale del 5 novembre 2011, norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, fascia di sosta laterale. In particolare, leggo il passaggio, parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra, si configura quale linea di margine ai sensi dell'articolo 141 del regolamento di esecuzione del codice della strada, mentre le strisce diagonali tratteggiate sono zebatute ai sensi dell'articolo 40 del codice della strada. Si evidenzia che tale sistemazione è già stata attuata da tempo su altre vie cittadine, quali ad esempio il corso mediterraneo. Ovviamente tutte le informazioni che sono qui contenute sono anche a disposizione del consigliere, sottolineo come probabilmente una delle questioni, visto che avevo seguito anche il dibattito che c'era stato su questo tema, la mancata segnalazione in via immediata della destinazione di quella fascia che era costruita aveva creato probabilmente un po' di disorientamento rispetto all'opinione pubblica, nel senso che non ci si interrogava esattamente su cosa potesse servire direttamente quella corsia. Ad oggi, avendo fornito tutto questo tipo di informazione, avendo modificato anche la segnaletica, perché so che sono stati disegnati alcuni omini, cioè sono state fatte alcuni interventi di dettaglio, credo che l'intervento sia apprezzato. Non vi nascondo che abbiamo avuto anche qualche segnalazione presso l'assessorato del fatto che si sia messo in sicurezza una volta per tutte, visto anche alcuni spiacevoli eventi che erano avvenuti con l'apertura della portiera e diciamo, l'incidente col veicolo che, essendo la corsia particolarmente stretta, che cammina a filo delle auto in sosta, oggi questo problema, portando due corsie e individuando quella fascia come fascia di rispetto per le auto in sosta, quel problema è da considerarsi risolto. Grazie assessore, consigliere Bertone. Grazie, sicuramente diciamo, questa è una vicenda se vuole minore, però che ha suscitato la nostra curiosità più che altro per un punto, cioè non tanto per la riduzione di corsie e la divisione che tutto sommato va bene, anzi chi percorre e conosce quel tratto sa che di fatto poi lì c'erano sempre auto in doppia fila, se non tripla fila, e quindi di fatto le corsie sono sempre state due, se qualche volta persino una se c'è una sosta particolarmente complicata, quindi tutto sommato la riduzione da tre a due corsie ci sta, non cambia niente. Semmai la domanda, c'è la curiosità era anche perché solo in quel tratto, ma visto che tutto l'asse Reis Romoli, San Sovino, Cossa, eccetera, fino a Guido Reni, è fatto nello stesso modo, quindi eventualmente si potrebbe poi anche verificare nel momento in cui quella soluzione appunto, fosse sperimentata per un po' e funzionasse, se ci sono altri punti di cui tutto questo asse deve, può essere utile. Però appunto la curiosità era legata al fatto che sono apparse queste segnaletiche che sì, probabilmente sono già state usate in corso mediterraneo, ma non sono certo molto comuni, e in particolare appunto questa fascia con gli omini disegnati tra le portiere quindi, e la carreggiata dove scorrono i pullman sembrava piuttosto pericolosa, cioè l'interpretazione intuitiva della corsia era un altro spazio per andare al posto del marciapiede per i pedoni per percorrere via Pietro Cossa, e chiaramente non era certo il posto più sicuro dove far passare i pedoni. Ovviamente se poi tra l'altro dopo pochi giorni sono stati cancellati gli omini e messe le zebrature, per cui effettivamente c'è stato credo anche un lavoro da parte degli uffici, un po' di ripensamento, perché forse diciamo l'idea iniziale non era proprio il massimo, proprio perché confondeva diciamo chi si trovasse a utilizzare la strada senza conoscere tutti gli articoli del codice della strada a memoria che lei ha citato e sapere esattamente cosa voleva dire quella segnalazione. E quindi insomma c'è stato forse un po' di spreco di lavoro, nel senso che sono dovuti tornare dopo un po' di giorni a rifare le strisce, però insomma capisco che non penso sia stato uno spreco impossibile, però sicuramente per il futuro bisognerebbe avere ben chiaro, se si vuole adottare questa soluzione, qual è la sistemazione definitiva della carreggiata e quindi farlo giusto nel primo colpo. L'ultima cosa che
Però un'osservazione che vorrei fare è che se avanza un metro sulla carreggiata è giusto fare lo spazio di rispetto per chi scende dalle portiere dal lato della strada, però forse se avanza un metro di larghezza su una carreggiata si potrebbe fare una corsia ciclabile, visto anche che quello è uno degli assi previsti prima o poi nel BC Plan, che è comunque uno dei maggiori assi di, diciamo, di scorrimento circolare attorno alla città, quindi di collegamento tra quartieri periferici. E quindi c'è comunque un traffico ciclistico, è vero che c'è una pista ciclabile sul corso Telesio, ci sono altri percorsi, però comunque, essendo un principale asse di scorrimento, c'è anche un certo traffico ciclistico, e quindi comunque, magari avendo questo metro, piuttosto che disegnarci gli omini, poteva essere utile disegnarci una pista ciclabile che poi servisse comunque anche magari da separatore tra le auto in sosta e la strada, anche se poi mettendo una pista ciclabile in quel punto lì c'è ovviamente il problema che chi apre la portiera invece di centrare il pullman c'entra il ciclista, per cui forse anche lì poi penso che la realizzazione definitiva magari sarà nell'aiuola centrale, che è piuttosto larga, però magari anche provvisoriamente se avanza dello spazio sulla carreggiata, una cosa che ci ha colpito, che sembra che non ci pensi mai alla bicicletta, cioè si fa piuttosto questa cosa un po' strana, mai vista, così come dire abbiamo dello spazio d'avanzo, ma sì, disegniamoci degli omini, ma non viene neanche in mente di dire vabbè, facciamo la corsia ciclabile. Quindi magari in quel caso lì, o per il futuro, per futura sistemazione di quell'asse lì, si potrebbe magari pensare invece a tracciare una vera e propria corsia ciclabile. Grazie.